La questione asiatica. In Asia, l'impero coloniale britannico aveva il suo cuore, il centro delle sue conquiste. La Gran Bretagna, infatti, aveva possedimenti coloniali in giro per il mondo, partendo dall'Australia al Canada, ma cercava appunto di costruire un corridoio che andasse dall'Oceania, passando per l'India, passando per l'Africa orientale, per arrivare fino in Sudafrica. Quindi possiamo dire sicuramente che l'impero britannico fosse enorme e avesse una grandissima rivalità con gli altri paesi concorrenti. E sicuramente la conferenza di Berlino aveva cercato di mettere ordine soprattutto tra i paesi europei presenti in Africa. Sicuramente il cuore di questo impero coloniale britannico è l'India. L'India, infatti, era da tempo in mano britannica e fin dalla seconda metà dell'Ottocento c'era un viceré che governava in India per conto della monarchia britannica. Dal 1876 addirittura viene proclamata imperatrice dell'India la regina Vittoria. E quindi questo dominio inglese dello Stato indiano porta a una trasformazione enorme del paese, che viene modernizzato intanto dal punto di vista sociale, no? Si tenta di rendere uguali tutti i cittadini e quindi si cercano di eliminare le leggi basate sulle caste e poi si modernizza il paese cercando di costruire infrastrutture, ospedali, ferrovie, linee telegrafiche che permettessero di favorire le comunicazioni, un servizio postale, trasporti pubblici. Quindi l'India diventa a tutti gli effetti un paese in cui l'impero britannico tenta di portare modernità. Ci sono altri paesi europei presenti in Asia, ad esempio i francesi sono in Indocina, quindi sud-est asiatico e gli olandesi che sono presenti in Indonesia. Ci sono però alcuni paesi che in Asia non si lasciano sottomettere e possiamo parlare sicuramente della Cina. La Cina non è mai stata veramente conquistata dal punto di vista coloniale, ma sicuramente i paesi occidentali hanno tentato di entrare in Cina attraverso trattati ineguali, no? Quindi trattati che sono vantaggiosi per i paesi europei e svantaggiosi invece per la Cina. Quindi si costringono questi paesi, anche l'imperatore cinese, a essere dalla parte dell'Europa chiaramente in cambio di vantaggi personali. In cambio i paesi europei forniscono all'imperatore armi e soldati per reprimere le frequenti rivolte che si potevano verificare appunto contro lo Stato centrale. Questa presenza straniera dal punto di vista degli accordi commerciali però ovviamente non piace ai cinesi e fra questi iniziano a nascere alcuni gruppi nazionalisti, uno su tutti i boxer, che sono dei gruppi organizzati in una società segreta, sono esperti di arti marziali. E nel 1900 scatenano una lotta contro gli stranieri, assalendo
ambasciate e massacrando gli europei presenti in Cina e i cinesi che si erano convertiti al cristianesimo visto appunto come segno di appunto appoggio, no, a questa invasione straniera. La reazione occidentale è immediata e un esercito internazionale composto da diversi gruppi, tra cui anche soldati italiani, arriva in Cina, pone fine alla rivolta e però arriva a Pechino saccheggiando anche la città. A questo punto l'impero cinese finisce e nel 1912 ci sarà poi l'ultimo imperatore e nascerà la Repubblica Cinese. In Giappone, nel frattempo, siamo di fronte ad un impero che è in espansione per iniziativa dell'imperatore Mutsuhito. Viene abbattuta la struttura feudale del paese che faceva sì che il Giappone fosse un paese antico, no? Con sistemi antichi. E nel 1889 una costituzione trasforma il Giappone in una monarchia costituzionale. Quindi, se da una parte continua ad esserci il carattere tradizionale del paese, dall'altra parte però, con la monarchia costituzionale, c'è un passo verso la democrazia. Il Giappone a inizio Novecento diventa una potenza industriale a tutti gli effetti, una potenza che può fare concorrenza ai principali paesi europei e lo fa ad esempio tramite la seta, quindi i suoi tessuti vanno a fare concorrenza ai tessuti inglesi, ad esempio. Nascono poi in Giappone fabbriche, i collegamenti ferroviari, appunto, si diffondono in tutto il paese e il Giappone in breve tempo diventa uno stato decisamente più moderno. Anche il Giappone quindi decide di espandersi dal punto di vista territoriale e in pochi anni combatte e vince due guerre contro la Cina e un'altra guerra contro l'impero russo e conquista quella che oggi è conosciuta come Taiwan. Ma all'epoca era l'isola di Formosa e la Manciuria meridionale e poi la Corea. Questo impero, a questo punto, l'impero giapponese è a tutti gli effetti una grande potenza industriale e militare.